Buon venerdì e benvenuti alla prima edizione della TGL News che apriamo con la cronaca e con un tragico incidente che si è verificato ieri sera a San Rocco, a pochi chilometri da Piacenza. Tre uomini hanno perso la vita in seguito ad uno scontro frontale tra due auto nel tratto compreso tra Mezzana Casati e Santo Stefano Lodigiano. Le vittime sono due uomini di 66 e 68 anni e un giovane di 25, tutti residenti nel Lodigiano. Ancora cronaca, due uomini pluripregiudicati sono stati arrestati dai carabinieri di Villanova dopo un furto avvenuto in un appartamento di Caorso. Le indagini sono in corso per capire se si tratta degli stessi autori di altri colpi avvenuti in zona. Voltiamo pagina, abbiamo serie difficoltà economiche e questo può inficiare il lavoro delle operatrici. Il centro antiviolenza è di Piacenza, serve l'impegno di tutti. A parlare è la presidente della Telefono Rosa di Piacenza, Donatella Scardi, che con queste parole lancia l'appuntamento di domani quando il centro aprirà le sue porte alla città per dare la possibilità ai cittadini di conoscere la struttura e l'attività svolta. Ed è oggi la giornata mondiale dell'ostetrica. Nel Piacentino le professioniste sono 65, 50 lavorano a Piacenza e 15 nei consultori territoriali. Per lo sport passiamo al gioco di libertà, vota il tuo campione. Oggi sul quotidiano trovate il prezioso jolly da 50 punti per aiutare i vostri beniamini del calcio giovanile a scalare la classifica. Ed è tutto, a più tardi.